un momento di altissima formazione grazie all'incontro di figure professionali come Alessandro Vigo e Silvia Servadei, che ci hanno permesso di avere un momento sul campo per la formazione di tecnici che vogliono crescere, vogliono imparare cose nuove dall'esperienza che Alessandro ha acquisito nel tempo e nei vari posti in giro per il mondo e con l'organizzazione di una società specializzata nel fare questo. Sì, io con l'agenzia ho collaborato per l'organizzazione e la logistica. È stato facilissimo qua perché abbiamo avuto un supporto meraviglioso dalla Milone, la società sportiva che lavora nell'impianto, e come diceva Gianni, il comune, l'assessore. E quello che vogliamo fare è, curiamo gli eventi sportivi, organizzarli e gestirli con professionalità, quella che richiede un'atletica più bella, e quindi ci dedichiamo a rendere gli eventi belli e renderli utili per i tecnici, per gli atleti e per chi guarda, che speriamo siano sempre di più. Questo a Siracusa è stato il terzo evento di una serie appunto di tre che ha visto lo stesso evento riproposto nel nord Italia, nel centro e nel sud, e come dicevo ieri a Gianni, l'accoglienza che abbiamo ricevuto qui è stata straordinaria, e anche la praticità e la logistica dell'evento sono state impeccabili. Sono stati due giorni di lavoro intenso, allo stesso tempo divertente e penso altamente formativo. Abbiamo parlato di tantissime cose, principalmente della gestione della programmazione in un momento difficile come è stato quello che abbiamo vissuto, dove la distanza tra atleti e allenatori si è vissuta per limitazioni dell'utilizzo delle piste, per distanza dovuta alla pandemia che stiamo tutti quanti vivendo, e ha avuto un grande riscontro pratico. Oggi siamo andati tutti quanti a casa apprendendo come trasferire grandi informazioni molto importanti che abbiamo, come ha detto Gianni, preso dall'esperienza degli anni passati in differenti parti del mondo e riportate nella grandissima praticità di una sessione questa mattina qui a Siracusa, che, come ho detto, ha arricchito il tecnico e, sottolineando di nuovo le parole di Gianni, ha fatto tornare tutti quanti a casa con la felicità di aver preso parte a un evento che qua in Sicilia non era ancora arrivato e che finalmente siamo riusciti a portare.